E ora riprendiamo la continua del terzo capitolo del libro Il sentiero degli angeli. In base alla registrazione che ho finito pochi minuti fa, ritengo giusto e doveroso per chi ascolta che io possa citare, prima di addentrarmi nella lettura, una dolcissima poesia. Autrice Campagna Filomena. Tu pensa, c'è un angelo al tuo fianco, da sempre, che ti accompagna nel tuo viaggio. C'è un angelo che ti cammina vicino, senza chiedere mai niente, nemmeno di rallentare il tuo passo. Un angelo che ti sussurra pensieri d'amore e tu non lo senti. Spesso lui ti invita a guardare in una certa direzione e tu lo ignori. Eppure il tuo cammino e il tuo stesso viaggio per lui è speciale e unico. Gli angeli e Dio stesso ti sostengono perché tu sei unica. Il tuo angelo custode ti abbraccia e abbraccia la tua stessa anima, perché è unica, così come tutto l'universo è unico e ogni nostra cellula è unica. E ricordati che sei tu, solo tu, quella che può creare il proprio futuro. Loro, come angeli custodi, custodiscono la tua anima, il tuo spirito, la parte spirituale di te. Tentano di guidare anche la tua parte carnale, ma come tutti sappiamo, la carne è imperfetta. E quindi dovremmo elevare la nostra parte spirituale per arrivare ad abbracciare noi stessi, gli angeli. E con questo possiamo intraprendere ancora un altro cammino, conoscendo il sostegno degli angeli. Titolo di questo paragrafo: semplicità e forza. Sole mi guarda con un'aria compiaciuta, sa che se prende il quaderno con i suoi appunti io poi gli faccio 10.000 domande. Io poi faccio anche molte facce strane. E in quella marea di domande un po' si diverte anche lei. Noto che ha appena aperto un quaderno e inizia a leggermi alcuni appunti. Sinceramente io non so come abbia fatto a vivere tutte quelle esperienze senza impazzire, dato che ce ne sono alcune molto, molto brutte. Ma poi rifletto sul fatto che lei ha letto anche tantissimi libri, moltissimi libri antichi, di autori che hanno saputo infondergli una sorta di fiducia nella vita stessa. Del resto, lei dice che ogni libro è un suo amico,
non è un libro e basta. All'interno di quel libro c'è l'anima stessa di chi l'ha scritto e quindi è un suo amico. E dato che ci sono alcuni nomi a me completamente sconosciuti, a volte mi chiedo dove li ha scovati. Anche libri che non sono recuperabili in nessuna biblioteca. Ma anche se i libri non sono più recuperabili, lei ha moltissime nozioni imparate da essi stessi e relativi appunti con le relative date che mi fanno riflettere su quanti personaggi del passato vengono ricordati da lei per la loro saggezza. Sole. In effetti, cara mia, io ringrazio sempre tutti i libri che arrivano nella mia vita. Tutti i libri che sono arrivati a far parte della mia vita, io li ringrazio. E sappi che ho ritenuto una vera fortuna poterli avere tra le mani. Perché sono arrivate a me come tantissimi e carissimi amici. Ma poi riprende a leggermi alcuni appunti di un autore con una infinità di amore. Così mi dice: cara Filomena, in funzione del nostro discorso in comune che sono gli angeli, vorrei farti notare una cosa. Una cosa che ritengo importante da suggerirti. Dovresti osservare con più attenzione le persone che di giorno in giorno si possono incontrare durante il proprio cammino, per poi vivere bene la tua vita stessa. Ti dico questo perché osservare le persone significa anche un'altra cosa, averne la massima cura. Perché come noi tratterremo gli altri tratterranno allo stesso modo noi stessi. E se noi useremo amore e tenerezza, sarà come essere di fronte a uno specchio. Riceveremo amore e tenerezza anche noi. Io. La mia mente frenetica tentava di elaborare ogni singola parola, così come un'eco ho ripetuto nella mia mente quella frase, come se fosse un vero tormentone, tipo quelle canzoni estive che a motivo di un solo ritornello, anche abbastanza orecchiabile, tu le memorizzi e non puoi più fare a meno di canticchiarle. Noi dobbiamo trattare gli altri con amore e tenerezza. Ma un'altra domanda si insinua nella mia mente. Com'è mai possibile che la gente non cambia mai e vediamo solo odio? È possibile che quell'autore, dopo aver scritto questo, scrisse anche un altro versetto, proprio perché la gente non si amava. La gente anche all'epoca dedicava poca attenzione a tutto l'affetto che si può provare per un amico. La gente non osservava niente.
sole. Eh sì, cara Filomena, la gente non cambia facilmente. La gente in fondo non cambierà mai. E a volte anche il solo provarci è ben poca cosa, sei d'accordo? Il solo cercare di fare il bene è solo un'arma a doppio taglio, oppure una fragile illusione, per così dire. Il solo cercare non può bastare, dato che alla fine tu devi essere generosa con te stessa, devi amarti. Devi prestare attenzione a ogni parola. Perché questa stessa generosità che noi dimostreremo verso gli altri, verso noi stessi, ci permetterà di affrontare i cambiamenti senza troppi traumi e difficoltà. E devi cambiare se non vuoi soccombere ai cambiamenti di ciò che ti gira intorno, vero? Tutti hanno il dovere di fare il bene verso gli altri e verso se stessi, comprendi? E quindi il fatto del solo provarci non può fare altro che generare altri problemi, che naturalmente si creeranno nella mente di ogni persona, nel famoso inconscio, in ogni singola persona, comprendi? E quel famoso meccanismo sottile della nostra stessa mente non va sottovalutato, perché sempre in un modo sottile ci farà sentire dentro una sorta di malessere che ci dominerà, sempre facendo leva sulla parte più profonda di noi stessi. E questo malsano atteggiamento, se adottato da una sola persona, può sembrare fin troppo banale e superficiale, se non addirittura innocuo. Ma non potremo negare che se la stessa sensazione la provassero a livello collettivo un paese, due paesi, tantissime nazioni insieme, tu comprendi che genere di effetti devastanti si potranno vedere su scala mondiale? Stai osservando su scala mondiale come si muovono le persone? Purtroppo gli effetti oggi sono sotto gli occhi di tutti. Ma con questo non sono qui a darti ricette miracolose, oppure a citare versetti, seppur biblici e citati da Gesù stesso. Dobbiamo essere delle attente osservatrici. Perché non è più il momento di dire vai e vendi tutto ciò che hai, perché la povertà è arrivata a un livello veramente inaccettabile. L'uomo ha dominato l'uomo a suo danno. E sinceramente sarebbero in pochi ad andare e vendere tutto quello che hanno per poter perseguire una vita spirituale. Ma ciò che viene chiesto adesso è solo di cambiare il proprio pensiero, avere pensieri più generosi verso tutte le persone. Anche solo questo semplice gesto potrà cambiare moltissime cose per te stessa e per tutti quelli che lo fanno e lo mettono in pratica. Pensieri d'amore per l'intero universo. Perché il concetto generosità è stato sempre distorto, è stato sempre equivocato. Generosità significa anche amare le persone con la propria mente.
Il concetto generosità viene inteso sempre erroneamente da moltissime persone, perché l'uomo guarda solo alle cose materiali. E con questa sua idea fallimentare solo delle cose materiali, non si è mai posto la domanda: cosa posso mai fare io con la mia mente? È rimasto fossilizzato su quel pezzo di pane quotidiano. E sinceramente, se ci fosse mia nonna, direbbe: va bene un pezzo di pane. E il companatico? Che sarebbe quello che si mette in mezzo, vero? La farcitura. Come andremo a farcire il nostro pezzo di pane? Lo potremmo farcire con pensieri d'amore. E se l'uomo in generale sapesse riconoscere almeno una millesima parte delle sue stesse capacità, di quello che può fare la sua mente, oppure che lo spirito non ha niente da condividere con le cose materiali e carnali? Ecco, se solo comprendesse questo e prendesse atto che il pensiero crea, farebbe molti più miracoli di quelli che ha fatto fino ad ora. Farebbe molti più miracoli lui stesso. Ogni singola persona può fare il suo piccolo miracolo. Ma la mia stessa età, cara mia, mi suggerisce un pensiero a dir poco avvilente, dato che so che nessuno mai si soffermerà sulla stessa potenza del proprio pensiero. Nessuno mai si soffermerà che può avere anche un semplice pensiero se viene formulato con un'intera in un'intera società. Perché se singolarmente riusciamo a far accadere molte cose, figurati cosa si può fare con un intero paese se ci si concentra sullo stesso obiettivo. E quindi non ci rimane altro che fare del nostro meglio. Dovremmo fare tutti del nostro meglio in merito a questi cambiamenti per aiutare più persone a comprendere che i loro pensieri creano e che possono creare con il proprio pensiero l'abbondanza di cui parlavamo prima. Ma che sia chiaro, non è solo abbondanza materiale. Io in questo momento, cara Filomena, sto considerando il fatto che in pochi accettano di essere generosi. Pochi accettano di cambiare anche il solo pensiero. Ma io ritengo che farlo è una cosa più che necessaria per crescere. Una cosa necessaria per comprendere che non siamo dei fenomeni infallibili. Prima o poi avremmo bisogno anche noi di quei pensieri positivi e di amore. Non siamo dei fenomeni infallibili oppure dei supereroi. E quindi potremmo avere anche noi stessi necessità di un solo pensiero di generosità. Comprendi? E così non ci rimane altro che accettare il fatto che siamo dotati anche di una mente indipendente da noi e dire che basterebbe un piccolo sforzo. Un piccolo sforzo dandogli spazio per provare le sue innumerevoli capacità. Invece molti uomini percepiscono la propria mente sempre solo con molto timore, come se fosse un qualcosa di cui averne paura.
perché a volte si rendono conto che falliscono in alcuni pensieri e quindi percepiscono la propria mente solo come fonte di una cosa fallimentare. Pensa, gli esperti dicono che sfruttiamo solo il 5 oppure al massimo l'8% del nostro cervello e del suo potenziale. Pensa. È come se uno ti venisse a dire hai molto denaro in cassaforte oppure in banca oppure molti dollari, ma tu ne prelevi solo pochi spiccioli. Dato che ultimamente si parla sempre solo di ricchezza, tantissima ricchezza, e invece ci ritroviamo tra le mani solo pochi spiccioli. Domanda che ti fa sentire questa necessità di dare una svolta alla propria mente. Questa allegorica frase mi fa sentire la necessità di stravolgere anche i miei pensieri. Molti uomini sentono solo dentro se stessi il desiderio di prelevare tutta la ricchezza del mondo, tantissimi soldi. Ti rendi conto? Non hanno compreso che la ricchezza a cui fa riferimento Gesù è una ricchezza interiore ed è quella che dovremmo coltivare anche noi. Per me averlo compreso è già un buon inizio. D'ora in avanti, anche tu, mettiti nella condizione giusta per accedere a quella ricchezza. E lo dovrai fare con graduale costanza e soprattutto non bloccarti alle prime difficoltà. Perché quando inizierà ad arrivare l'abbondanza dalle cose divine, ti bloccherai ed è questo che molte persone non hanno compreso. Ma una vera tecnica per ottenere quella ricchezza sarà solo un altro bel modo per comprendere che abbiamo l'obbligo di mettere in pratica l'amore per noi stessi e l'amore per tutta l'umanità. E questo risulterà agli occhi di Dio come un segno di umiltà e di riconoscenza verso gli stessi angeli, che ci suggeriscono in ogni momento la stessa generosità di Dio verso tutti. Dio stesso si identifica come un Dio dalla vista lungimirante. Ti risulta? E spesse volte ci fa la promessa di non abbandonarci mai. Io dai miei errori, dal mio vissuto, ho imparato tantissimo e ho fatto tesoro di ogni cosa che mi è stata data o di qualsiasi cosa che mi è capitata di vivere. Ma ora ho compreso che ha dato molto frutto anche il fatto che ho cambiato il mio modo di pensare. Perché avevo compreso che anche il mio modo di pensare doveva essere cambiato. Il cambiamento è quello che dà maggior ricchezza. Ma è ben inteso che non sto parlando di un cambiamento fisico o caratteriale, bensì il cambiamento delle cose che mi capitavano. Perché erano frutto dei miei pensieri. Perché quando è che capiamo che quello che ha cambiato il nostro percorso
se non cambiando i nostri pensieri? Lo comprendi, vero? Oppure potrebbe capitare qualcos'altro. Tu non ci fai caso perché dai quasi per scontato che è una conseguenza dei tuoi pensieri e quindi l'accetti. Eppure ci sono persone vicino a te che dicono sei cambiata, sei completamente cambiata. E di conseguenza anche loro intuiscono che hai cambiato il tuo pensiero. Cambiare il pensiero è quello che fa la differenza. Cambiare i nostri pensieri negativi farà la differenza. E in tutto questo percorso fino ad ora è stato tutto un bel insegnamento. Qualsiasi cosa mi è capitato è stato d'insegnamento. È stato un bell'insegnamento anche il fatto che alcuni hanno visto il cambiamento in me, un cambiamento pratico e reale. Pratico, reale e soprattutto in positivo. Un altro punto di Yang molto interessante è questo. Dunque, dobbiamo accettare il male, senza amore né odio, riconoscendo che esso esiste e deve avere nella nostra vita solo una piccola parte. E solo in questo modo gli toglieremo la forza di sopraffarci. Una bellissima frase, vero Filomena? Io annuisco con un sorriso, anche se penso che per molta gente è un po' difficile anche solo pensarlo, che il male fa parte del bene. E so con assoluta certezza che sono due situazioni che convivono da millenni. E non potremo facilmente cambiarle, ma possiamo adottare altre tecniche affinché per l'appunto il male non arrivi a sopraffarci. E conoscendo che un po' di male è dentro ogni persona, in ogni mente, ed è lì che si crea quella parte negativa, a cui noi con molta cura e saggezza dobbiamo accettarne anche la sfida. E la sfida consiste nel coltivare sempre e solo atteggiamenti d'amore. Atteggiamenti d'amore e serenità mentale e pensieri positivi. E cambiare i nostri pensieri è già un atto di generosità verso noi stessi e verso il mondo intero. Cambiare i nostri pensieri è già un atto di generosità verso i nostri stessi pensieri e verso il mondo intero. Sole, io, cara Filomena, ho adottato nella mia vita sempre un atteggiamento semplice. Inteso come un atteggiamento sincero, comprendi? La gente quando mi incontrava diceva che bella faccia, una faccia semplice e sincera. E quindi la mia stessa faccia rifletteva i miei pensieri. Pensa. Quindi sollecitare le persone a mantenere un comportamento semplice è comunque un invito a condurre una vita indipendente e fiduciosa e con un cuore semplice ci renderemo la vita stessa sempre più semplice e facile e soprattutto leggera, comprendi?
e coltivare questo pensiero è già in armonia con le leggi divine. Non è difficile, vero? Il mio consiglio consiste nel suggerire una vita risolvendo i problemi e non solo con delle teorie, facendosi sempre mille pippe mentali oppure con azioni fallimentari. Perché il pensiero felice si muoverà sempre con azioni pratiche. Azioni reali e pratiche. Eh sì. Altra cosa molto interessante, visto i tempi che viviamo molto fragili, è di fare i conti sempre con molto realismo. E se lo faremo, credendoci, ci aiuterà a vivere meglio in questi ultimi tempi, che se da una parte c'è troppa povertà, dall'altra c'è chi distrugge tonnellate di cibo. Ma anche questo fa parte di quell'imperfezione dell'uomo. Ma a questo temo che non ci sia rimedio. O perlomeno dovrebbe intervenire Dio stesso. Perché l'uomo ha il potere a motivo del suo egoismo e della sua avidità è diventato cieco e sordo. Cieco, sordo e dittatore. Ricordo una frase che mi diceva sempre mia nonna e me la ripeteva spesso. E io, con un po' di fantasia, l'ho fatta mia fin da piccola, associandola a molte più cose di quelle che pensavo. Associare questa breve frase a ciò che facevo mi aiutava a fare solo cose buone, per poi da adulta associarle alla stessa ricchezza, e questa volta sia materiale che spirituale. Perché quando una frase è bella e ti entra nel cuore, fa parte di te in ogni momento. La frase cita: se non vuoi sbagliare 10 volte, devi contare. E per non sbagliare, sulle dita devi contare. Sembrava quasi un ritornello. Se non vuoi sbagliare, 10 volte devi contare. E per non sbagliare, sulle dita devi contare. Come se fosse una buona lettura dove usi il dito per non perdere il segno. E questo lo si può sperimentare in ogni campo, a partire dai nostri pensieri a finire a tutti quei rapporti, sia di lavoro oppure di rapporti sentimentali. Un lavoro? 2 lavori? 3 lavori? 4 lavori? Perché cambiamo lavoro? Perché cambiamo qualsiasi cosa nella nostra vita e non cambiamo i nostri pensieri? Devi sapere, cara Filomena, che mia nonna era un pozzo di vera saggezza, perché ricordo un'altra frase che è altrettanto istruttiva per quanto riguarda il fattore rinunciare. Oppure riuscire senza fatica a fare a meno di quella e quell'altra cosa, perché lei non vedeva la rinuncia. Quando lei rinunciava a qualcosa, non ci vedeva la rinuncia. Punto e basta. Vedeva solo che non acquistando alcune cose di scarsa utilità, di conseguenza metteva i soldi in un salvadanaio per le cose di necessaria utilità. E questa la faceva sentire ricca. Così che un bel giorno mi disse: in relazione alle cose delle quali riesci a fare a meno, tu ti sentirai comunque ricca. E a volte faceva proposte veramente indecenti. Dai che la nonna ti compra questo, e io: non mi serve. Dai che la nonna ti compra quell'altro, non mi serve. Perché la risposta era: sono con te, nonna.
andiamo nei campi a raccogliere la frutta e la verdura. Andiamo ad ascoltare gli uccellini e lo scorrere del fiume. E a questa ricchezza non so quantificarla. Questa ricchezza non la so identificare e quantificare in quanto a denaro fisico. Ma ora sappiamo che ci sono alcune aziende che creano cose solo per far consumare denaro alle persone. E se solo noi ci soffermassimo a quanti affari ogni azienda che fanno anche cose plastificate e molto colorate, quanti soldi su una singola persona riescono a smuovere? Quanti affari fanno su di te? Ed è così per moltissime cose, cara mia. Se noi imparassimo a fare a meno di molte frivolezze, saremo sicuramente più felici e con qualche soldina in tasca in più. Comprendi? E di questi tempi penso che sia veramente una cosa assurda anche solo pensarla. A quanto spreco stiamo partecipando.